Hai presente quel posto in cui si parla che tutti scatarrano e non si capisce una mazza? Ebbene, siamo a settembre e oggi andiamo proprio lì. Bentornati a In Viaggio con Barbascura. Si parte da Nizza con l'estate, si arriva a Berlino con l'inverno. Ho un cappotto, ma ci rendiamo conto. Comunque è figa Berlino. Peccato che non è qui che dobbiamo andare, ma ti pare? Ci sarebbe troppo poco disagio. Dobbiamo andare al nord nordissimo. Che bello! Ho un meeting scientifico e qui sono con tre big professoroni da Nizza. Questi avevano prenotato una Mercedes. Volevano provare il brivido di portarne una per una volta. Al noleggio auto, in effetti, la Mercedes c'era pure, quella che avevamo prenotato. Peccato che si erano dimenticati di prendere il GPS. E mo mi devi spiegare dove cazzo vai senza GPS in tedesca, che pure i cartelli segnaletici scatarrano e non si capisce una mazza. Ma tranquilli, abbiamo risolto. Con una bellissima Opel Astra. È un po' come passare da un divano di pelle automassaggiante mega fotonico a uno sgabello. Ma vabbè, è bello. Ciò non ci ha impedito di perdere circa un'ora nel tentativo di cambiare lingua al GPS, visto che non si capiva quale scatarrata significasse impostazioni. Ma alla fine siamo finalmente partiti. E diverse ore dopo, eccoci giunti in quest'angolo di mondo dove nemmeno gli angoli vogliono abitare. Rostock. E questo hotel sarà la mia dimora per i prossimi giorni. Ecco, questa è la camera. Molto carina, come potete vedere, bella. Vedete questa roba di qualità. Però il tour lo facciamo un'altra volta, perché adesso ci andiamo a bere un goccetto con gli amici. Ok, Rostock sarà un buco di culo senza un'anima in giro, però non è male se ti piace la depressione. E fu così che il nostro eroe si perse nei 15 metri quadri di Rostock. Ah? Perché mi dice che sto in mezzo ai palazzi? Perché? Vabbè, alla fine abbiamo avuto il nostro room da battaglia, abbiamo celebrato fino ad un orario sbagliato ed infine siamo rientrati. Dov'è finita? Vediamo il bagno, vai. Dunque, il bagno si presenta come un'ottima doccia. Qui possiamo vedere il pavimento di carbonio, perché serviva bello leggero. Vedete qui un bel lavandino di classe. Qui abbiamo un grande uomo di classe. Qui abbiamo un phon per i capelli. Qui abbiamo una meravigliosa tazza per il cesso. Però manca lui. Manca sempre lui. Manca il bidet. Bidet, dove sei? Se mi stai guardando in questo momento, ti prego, torna. Mi manchi. Manchi anche a loro. Ai pesci. Beh, buonanotte. Ho detto abbastanza cazzate per oggi. E queste 4 ore di sonno non me le leva nessuno. La sveglia è un frontale con un tir carico di agonia. Sono scioccato e catafratto. Cerco di riprendermi, ma c'è poco da fare. Nemmeno la doccia funziona. Persino vestirsi diventa una tortura. Ma guardate questa faccia. Spruzzo gioia da tutti i pori. In compenso c'è la colazione a buffet. Ah, qua ci si fa male sempre. Oh, e mi raccomando, alla reception non scordate mai di riempirvi le tasche di caramelle. Le caramelle sono importanti. Quando abbiamo chiamato il taxi e ci è arrivata la Mercedes, potete immaginare la gioia nel tizio precedentemente deluso. Questo è l'istituto Leibniz per la catalisi, dove le grandi menti della chimica progettano piani segreti per conquistare il mondo mediante le scie nel cielo. Ciò che accade qui è pura massoneria. Shh, non lo dite a nessuno, è segreto. Purtroppo non posso mostrarvi nulla. Vabbè, solo un pochino, solo un pochino. No, basta, no, non si può. È troppo top segreto. Cosa si fa a Rostock per divertirsi? Beh, tanto per iniziare si prende vento. Tanto vento cattivo. Serve per mantenere alti livelli di catarro, che altrimenti non riesci a parlare tedesco. Poi si ordinano birre, male.
Pils von Fass Alsterdis. Se sei fortunato e riesci a farti capire, le puoi anche bere con arroganza. Inoltre si può godere della meravigliosa movida locale, come potete vedere da queste spassosissime strade, tanto spassose quanto deserte. Si può anche contare il numero di volte in cui cambia la stagione nella stessa giornata. E ovviamente si scoprono sempre cose nuove. Niente, ho scoperto questa cosa incredibile. E non è il primo bagno che vedo così qui. Cioè, loro c'hanno la carta igienica qui, no? Per usi normali. Però ce l'hanno anche lì, capito? Lì magari è in casi straordinari, magari ti serve, non lo so. Magari hai le braccia corte, non ci arrivi qua, perché effettivamente non ti pigli così, la prendi. Mica sono scemi loro. Rostock è il luogo ideale dove imparare il tedesco. Ad esempio, si può iniziare leggendo i cartelli stradali, no? Questo ad esempio è Schrodelplatz von Wolfswisch. E questo invece è Riedus Osweg. Ecco, come potete sentire, la mia pronuncia è quasi perfetta. Manca proprio quel pizzico di catarro. A Rostock ho anche incontrato membri selvaggi della ciurma che sono qui per un dottorato. E ci siamo fatti una birra insieme in albergo. Sono da Rostock. La ciurma a Rostock, ma ti rendi conto? Essendo Germania, di base si mangia una merda. Ma se vai nei posti scicchi, pure qui ti lecchi il piatto. Tipo qua ci sta sto ristorante su una barca che era una cosa... Mamma mia! O questo qua che c'ha dei piatti a base di pesce, che madonna me li sogno ancora la notte. Io sono di Taranto, quindi se lo dico io. Vedi questa come si spolpa l'astice, Pepe? Visto che ci eravamo trattati troppo bene, bisognava rialzare l'asticella del disagio, no? Or dunque abbiamo deciso di gustare del cibo tipicissimo locale e quotidiano. Sì, quello della mensa universitaria. Come potete vedere da questi colori accesi ottenuti da derivati dell'industria petrolchimica, questo cibo è commestibile al 40%. E ci sono sempre degli effetti collaterali che per decenza si scrivono sullo scontrino. Tipo la sbobba potrebbe causarti la caduta degli arti. Vabbè, robetta così, niente di grave, non vi preoccupate. Vabbè, oh, bisognava farla sta esperienza. Adesso posso metterla nel curriculum. Che, capiamoci, pure in Italia le mense universitarie fanno cagare, eh. Sapeste cosa ho visto in Italia? Ma qui a Rostock, signori miei, qui a Rostock gli studenti universitari fanno proprio una vita di merda. Io mi sarei già impiccato. Coraggio, fratelli, coraggio. Siamo tutti con voi. Siamo. Beh, ho ben 2 ore libere dopo una settimana di 4 ore di sonno medio. E c'ho anche un sacco di caramelle. Quindi la cosa ideale che io possa fare al momento è stendermi a letto e guardarmi un po' di Netflix. Con fare sexy però, con fare sexy. Sapori pugliesi e mi commuovo. Questo mi ha messo un certo appetito, nostalgia, nonché orgoglio italico. Quindi mi metto alla ricerca di un luogo in cui non abbiano stuprato troppo la nostra cucina e decido, ingenuamente, di lasciarmi convincere dalle recensioni entusiastiche di tedeschi su TripAdvisor, finendo al ristorante pizzeria Colosseo. In questa tipica pizzeria italiana hanno la pizza tacchino, nonché la pizza nemesi della specie umana, la pizza all'ananas. Ma qualcosa scatta in me. C'è qualcosa cui terrore e malvagità trascende di gran lunga quello della pizza Hawaii. La pizza carbonara. Una pizza con sopra una spaghettata scotta e lacrime di contadino romano Doc. Questo è un errore, lo so. È una cosa sbagliata. Ma sento che devo farlo. Sento che devo rischiare la mia vita per informare. Per far conoscere a tutti, e specialmente alla mia ciurma, con tanti pericoli. Sarò martire per la mia ciurma. Ed eccola, le preghiere ed esorcismi non ci aiuteranno. Da questo momento la mia vita non è stata più la stessa. Questa carbonara sbagliata, scotta e satanassica, su un tappeto di pizza radioattiva e dura come un cracker. La collera degli antichi che ritorna in forma di mattone gommoso e masticabile, che nel fegato si rianima per prenderlo a calci e pugnalate. Ed è subito suicidio. Crisi mistiche, sudore di cheddar, rigoli di bestemmia sulla mia schiena e quel peso indistinguibile sullo stomaco accompagnato da nausea, febbre e morte.
E dall'oltretomba un becchino è sorto, di nome Vergogna, che mi ha fatto strada per le vie di Rostock, ricordandomi tutti gli sbagli che ho fatto, spremendomi il fegato come un frullatore spreme una mano. Male! Poi ho capito che questo tizio era soltanto un pazzo e sono tornato a perdermi per le strade di Rostock, cercando di scordare i miei peccati. Per aiutare questa mia impossibile digestione, ho cercato di sfruttare la movida notturna del venerdì sera tedesco. Una depressione. Però troviamo delle scarpe abbandonate per strada. Forse c'è ancora una speranza. Questo era periodo di elezioni, quella che poi ha vinto la Merkel, per intenderci. I tedeschi erano chiamati a scegliere tra Dodrich Lautland, Che Guevara e Philipp Schwarz, cui nome pare un peto. Che Guevara è un gran candidato, Ma è pur vero che questo sembra un sacco felice. Schwarz, forse è lui che dovrebbe vincere. Ok, scusate tutti, ma questo tizio, signori, guardatelo che paciocco, fiero ed orgoglioso. Questo, signori, è il massimo. Scusami, Philipp Schwarz. Scusami, Che Guevara. Ma ho scelto lui. Is Pädagogikenstrasse, Kroppenleitstrasse, Dasken Schrumpfenstrocken, Unker Moller. No, this is Buchanturk. This is Brack. Sai qual è la cosa assurda? È che ste caramelle fanno pure schifo. L'integrazione purtroppo non ha funzionato. Siamo a sabato ed è ora di dire ciao ciao a Rostock. Vorrei dire che mi mancherà, ma non sarebbe vero. È ora di rimettersi in marcia. Prossima tappa, Amburgo. Riuscirà il nostro eroe a digerire la pizza carbonara che gli ha rovinato la vita? E come ha fatto Maria Dolorex ad imbucarsi in Germania? Lo scopriremo nel prossimo episodio, ricco di disagio, del diario di viaggio. Ma adesso scusate, ho lo speciale di Halloween del riassuntazzo da preparare. Un salutazzo a tutti da Barbascura. Ex. Oh, comunque lo sto montando in ritardo, sono passati mesi. Ma ancora qua sullo stomaco sta sa pizza carbonara, che cacchio. È il demonio. È il demonio, è Satana. Mio Dio, il male. Non fatemi errori. Non fateli.